Colleghi, riprendiamo il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Facciano sapere il signor Renzi e il signor Berlusconi quando, se e come trovano un'intesa e poi ce lo comunichino direttamente a domicilio. Agli atti quello che sta avvenendo in questo Parlamento sulla discussione della legge elettorale. Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, garantiva che questo provvedimento sarebbe stato approvato oggi in aula. Arrivo qui e vedo che sono le ore 12 e i lavori parlamentari non sono cominciati. Il tempo del Parlamento è un capitale politico. Vero, ci sono dei nodi ancora aperti. Vengono Renzi, Verdini e Berlusconi e ci dicono che cosa dobbiamo fare. Il più grande streaming che si può avere è dare libertà all'Aula di riaffrontare i nodi irrisolti. Si fa riferimento ad una fantomatica provincia di Aosta, perché la provincia di Aosta non esiste più dal 1945. Vediamo come in questa proposta di legge ci siano tante piccole cose che vanno nella stessa direzione, quella di riproporre il Porcellum in forma peggiorata. Sabato a Bolzano c'è stata una conferenza stampa importantissima, per la quale sono ancora emozionata, perché c'erano seduti allo stesso tavolo tedeschi, italiani, ladini, renziani, leghisti, forzisti, PD, che dicevano tutti la stessa cosa, davano ragione a me. Grazie. E pregavano quest'aula. Grazie. Quando le leggi sono pasticciate bisognerebbe lasciarle da parte. Perché, e questo lo rivendico, noi donne siamo in grado di porci di fronte ai problemi senza la sicurezza, a volte arroganza, di avere una soluzione. Trovo che sia arretrata l'introduzione di quote rosa all'interno di questo Parlamento. Ecco, sinceramente, io sono contro a queste quote di genere, ma non sono contro le donne, anzi dico viva le donne e per fortuna che esistono. Il gruppo di Forza Italia dichiarò il voto favorevole con la voce di Sandro Bondi. Dopo 9 anni il mio gruppo, il mio partito, Forza Italia, un partito di ispirazione liberale, non lascia nemmeno la libertà di coscienza e quindi mi trovo costretta a pronunciarmi in dissenso. Chiedo ai colleghi di seguire le donne. Personalmente voterò questi emendamenti. Se non ora, quando? Ci sono tante cose da fare per le donne, come per esempio che possano prendere i medesimi stipendi degli uomini, che abbiano la parità di accesso alle cariche lavorative, ma allora facciamolo non con questo tipo di emendamento che tutela le donne politiche. Certe parole qua dentro proprio non si possono sentire, perché le discriminazioni di genere le fate voi. Ma dove sta l'ipocrisia da parte di giovani parlamentari che sono entrati qui sulla spinta di tanta gente che chiedeva il cambiamento e sono agli ordini sistematici di 2 uomini che sono fuori da qui? Vorrei fare appello agli altri gruppi, agli altri colleghi che hanno chiesto il voto segreto, per ritirare la loro richiesta e ritirare la loro firma. Io ho firmato la richiesta di voto segreto e non ritiro la mia firma. Comunico, per chi possa interessare, che voterò contro questi emendamenti. E d'altro canto contengono nel loro complesso qualcosa di poco esteticamente corretto. Grazie. La Camera respinge. La Camera respinge. La Camera respinge. Mi rivolgo per suo tramite non soltanto ai colleghi del mio partito, ma in particolare ai giovani colleghi del Movimento 5 Stelle. Prego, colleghi, voi che siete giovani, voi che conoscete il senso profondo della parola merito e la difficoltà del fare politica, ripensate alle vostre posizioni e date un'occasione di civiltà a questo Paese. Grazie. Non lo fermeremo votando in modo ingannevole, coperti dal voto segreto. Domani saremo giudicati e queste istituzioni, noi perderemo ancora più credibilità. Sono belle, sono sceme, vanno insultate. Se sono brutte, chi se le piglia, vanno insultate comunque. Eppure, incuranti di tutto, vanno avanti. Mi affido alla saggezza di ciascuno. La Camera respinge. Valutare se è il caso di rinviare la seduta
a domani mattina, dando il tempo a tutti quanti di prepararsi anche in conseguenza di questo voto con serenità e senza dover stare qui un'ora e un quarto ad aspettare che la capigruppo ci dica se poi lavoriamo per un'altra mezz'ora o no. Mi sembrerebbe più logico. Ci sembra piuttosto deplorevole, Presidente, che lei metta su una faccia da funerale di Lenin perché questo Parlamento ha bocciato un provvedimento, le quote rosa, che noi del 5 Stelle reputiamo sbagliato concettualmente, ma non abbia detto una parola sul fatto che tre uomini, di cui un massone, un pregiudicato per frode fiscale e un condannato in primo grado per danno erariale, decidano la legge elettorale al di fuori di questo palazzo. Questa, Presidente, si chiama ipocrisia. A sinistra, evidentemente, molti nel voto segreto hanno votato contro le quote di genere e questo dovrebbe far riflettere. E la questione che ha appassionato il dibattito tra gli addetti ai lavori e i colleghi e che è stata a vario titolo definita come formula, ovvero algoritmo. Caro Presidente Sisto, non è un algoritmo quello, è più o meno quello che dalle parti mie si chiama tombolata, il caso affidato alla fortuna. Questo state costruendo oggi. Ma perché algoritmo? Una parola indecifrabile. Che cos'è l'algoritmo? È quel meccanismo di trasformazione dei voti in seggi. L'avete chiamato algoritmo per non far capire agli italiani la schifezza che avete creato in questa proposta di riforma elettorale. Questo algoritmo viene prodotto direttamente dal professor G.W. Random. E coi dati che abbiamo oggi, noi come Lega eleggeremmo il parlamentare a Campobasso e a Isernia. Se poi invece che i dati che abbiamo oggi considerassimo i dati che avevamo nel 2008, quindi non 50 anni fa, ma nel 2008, noi prenderemmo il parlamentare in Puglia. Questo sarebbe la legge peggiore della storia dell'Italia. Con il Porcellum praticamente la gente che è qua era un po', scusi il termine poetico, un paraculo. Con questo rimaniamo solo che quelli che arriveranno avranno solo culo, cioè fortuna. Grazie. Sì, magari si potrebbero usare parole anche più appropriate. È un super porcellum, ma anche cucinato male. Sulle preferenze mi aspetto uno scatto d'orgoglio, soprattutto da parte di quei colleghi del PD. Ci aspettiamo coerenza, serietà, rigore, altrimenti farete la fine del PASOK. Quanti sono i cittadini che conoscono, che ci conoscono? Nessuno. Stiamo scegliendo il modo in cui si eleggono i parlamentari, non stiamo partecipando alla ruota della fortuna. Meglio il porcellum di questa legge. Ma avete bocciato le quote rosa, avete bocciato il conflitto di interesse dicendo che non è il momento di questa legge, la legge elettorale. Se non si parla durante la legge elettorale del conflitto di interesse, spiegatemi dove si va a parlare del conflitto di interesse. È nella legge elettorale il conflitto di interesse. Almeno sulla preferenza fate passare questo principio sacrosanto. Oggi avete la possibilità di riabilitarvi dimostrando qualcosa di diverso. Io voto con convinzione, ma voto anche per legittima difesa, perché non vorrei che i forconi mi inseguissero al di fuori di quest'aula. Per chi di noi non avesse voti sufficienti per stare in questo Parlamento, segnalo sommessamente che non dovrebbe starci perché non lo merita. Se c'è ancora un'antichietta di anti-berlusconismo all'interno del Partito Democratico, vi imploriamo di non dire sempre no, ma di votare questo emendamento per il ritorno alle preferenze e di fregare, grazie alle preferenze, il delinquente Berlusconi. Ce la possiamo fare, non dite sempre no. Perché non ha richiamato il deputato Di Battista quando ha definito delinquente il presidente Berlusconi? Lei con questo suo comportamento si comporta in maniera assolutamente inadeguata dal punto di vista morale nei confronti della gestione di questa assemblea e pertanto io richiamo lei a non usare due pesi, due misure. Se i parlamentari sono nominati dai satrapi eletti dalle televisioni, questo Parlamento non ha più senso di essere. Dopo aver sentito i discorsi del Partito Democratico, io più che PD li chiamerei partito demagogico e disgregato per quello che è successo ieri e per quello che sento oggi. Perché se loro si difendono dicendo che contano le primarie, io penso che l'elettore sia più contento di dare le preferenze senza pagare i 2 euro e senza vedere i cinesi che votano le primarie
per quelli del PD che si vantano di aver preso tanti voti. Meglio gli italiani che i cinesi e gli extracomunitari. Quindi no alle primarie, sì alle preferenze. Mi sembra tanto chiaro a quelli del PD. E abbiate un po' più di colonna vertebrale, perché voi donne avete fatto tanto e poi vi hanno fregato gli uomini del PD. Quindi voi donne di sinistra avete fatto peggio del peggio. Andate fuori dall'aula che è meglio. E trovo un certo imbarazzo a dover discutere di una legge fondamentale come la legge elettorale in 30 secondi. Ma anche di questo forse il Partito Democratico un giorno ci spiegherà se era necessario mortificare in questo modo questo Parlamento. E al collega Fiano, sommessamente, vorrei porre la questione: ma perché lei preferisce tanto le primarie nei gazebo limitate a iscritti e simpatizzanti e non vuole la preferenza riferita alla generalità degli elettori italiani? È un controsenso di proporzioni gigantesche. Si dia una risposta, onorevole Fiano, che sono molto curioso. Per cortesia, anche se non ascoltiamo, però se evitiamo di disturbare chi interviene. Questo emendamento va a illustrare e a sanare un'illogicità. Se i partiti che sono in coalizione o che entrano in coalizione al secondo turno, perché va anche a dare la possibilità di coalizzarsi, ai suddetti emendamenti sostituire le parole fino ad un massimo di 5 collegi plurinominali con le seguenti: fino ad un massimo di 8 collegi plurinominali. Le pluricandidature siano una toppa peggiore del buco. Io facevo l'intervento in dissenso dal mio gruppo. Allora a questo punto a 30 secondi. Ah, grazie. Quindi valuti, se le chiedo lei ancora qualcosa me ne dà 5, facciamo come i marocchini, non so. Non se lo bruci però. Va così. Bene. Io sono per... Posso parlare, signor Presidente? Onorevole Migliore, per favore. Ma fuma tanto. Per favore, onorevole Migliore, per favore, concluda. Taccia il comunista. Non l'ha sentito quello che ha detto il collega Bonanno. Ha detto fa come i marocchini. Questa è una frase razzista e lei deve assolutamente impedire che questo avvenga. Lo deve richiamare, deve fermarlo. Gli errori di ieri ci sono e sono stati gravi, ma certo non si cancellano con altri e più gravi errori. In questa atmosfera un po' da Gattopardo non vogliamo scomodare il principe di Salina, esortando con il cuore il Presidente del Consiglio ad evitare che tutto cambi, perché nulla cambia. Una legge elettorale senza questa, senza la Costituzione, perché questa legge elettorale, colleghi, vi verrà togliete bocciata, questi... vi verrà abbassate per favore questi per volumi, colleghi, di costituzionalità, per colleghi, per favore, di costituzionalità, perché viola articoli fondamentali, sì. Quello che voi chiamate Italicum, anche con un altro nome, ha sempre il non dolce ma il pesante olezzo di quello che chiamammo Porcellum. E quindi questo odore, perché le leggi si giudicano dall'odore, e questo odore attraverserà l'asettico schermo della televisione e arriverà a impestilentire tutto il paese. Un partito col 20% dei voti governerà un paese con l'80% dei cittadini che non l'hanno votato. Questa è una vera e propria dittatura di un capo. Giorgio Napolitano è un cardine della nostra democrazia e fare le riforme significa anche dire che quel secondo mandato che noi gli abbiamo chiesto ha avuto e avrà senso. Il Senato deve cambiare questo obbrobrio o io non rimetterò concluda, mai più la spilletta, onorevole, del mio partito. Ringrazio il ministro Boschi, tutti i membri del Comitato dei Nove, tutti i componenti della prima commissione che hanno diviso con me notti, patemi e qualche volta panini. Maggioranza 261, favorevoli 365, contrari 156, la Camera approva. Deputati, togliete quei cartelli, i commessi intervengano a togliere quei cartelli. Deputati, per favore, togliete i cartelli, grazie.